Benvenuti in un nuovo video. Oggi è un video un po' chiacchiericcio per riflettere insieme sul comportamento delle youtuber nei confronti di alcuni tipi di utenti. E come avrete letto dal titolo, in particolare oggi io di solito non parlo mai di youtuber in particolare, non faccio mai nomi, però oggi mi tocca farlo e mi tocca un po' spiegare la situazione, anche se mi viene un po' da sorridere, perché mi sembra di stare a gestire un bambino capriccioso. Comunque, Chiara Facchetti, Kia Screech, mi ha bloccata su Instagram, ma nessun problema, perché ho già creato un altro account e quindi presto tornerò a lasciare i miei commenti sotto le sue foto. Ma iniziamo un po' dall'inizio. Allora, io vi voglio un po' dire che tipo di utente io sia sui social, quindi in particolare Instagram e YouTube. Io sono il classico utente che guarda, osserva, anche Instagram, insomma, guardo, ma raramente interagisco, non lascio cuoricini, non commento quasi mai, guardo e basta. Idem su YouTube, guardo qualche video, magari sì, leggo i commenti sotto, però raramente interagisco. Ma ci sono dei casi in cui vedo foto, vedo video e non posso stare zitta, perché ci sono certi atteggiamenti, certi comportamenti che un po' mi danno fastidio, e quindi quando scrivo qualcosa lo faccio perché voglio lasciare la mia idea, il mio parere quale utente internet. Allora, io non ho gli screen dei commenti che avevo lasciato sotto alle sue foto, ma insomma, quindi fidatevi un po' di quello che vi dico. Allora, diciamo che quando io commento difficilmente scrivo lasciami un cuoricino. Se commento è perché ho qualcosa da dire, e in genere i miei commenti sono un po' sarcastici. Non sono mai maleducati, io non uso toni offensivi, anche perché, cioè, nessuno mi obbliga a vedere certe foto o a vedere certi video, quindi posso benissimo non seguire più una persona, posso benissimo chiudere un video, cioè nessuno mi obbliga, e quindi io non offendo nessuno per il lavoro che fa. Non uso toni offensivi, così come non uso parolacce, perché in generale io neanche le dico nella vita normale, quindi figuriamoci se vado a scriverle sotto a un commento, perché non avrebbe nessun senso. Quindi, diciamo, le mie critiche, i miei commenti sono cosiddetti costruttivi, secondo me. Sono sì sarcastici, magari un po' acidi, ma perché magari c'è qualcosa proprio che mi dà molto fastidio e lo devo far sapere, ma non sono mai cattivi. Quindi, secondo me, sarebbe anche stimolante per chi fa video, per chi posta foto su Instagram, rispondere anche a questi messaggi, magari con lo stesso tono, sempre sul tono un po' sarcastico, un po' magari anche di presa in giro, se vogliamo, per comunque sostenere la propria posizione, le proprie idee, il proprio modo di fare, di comportarsi, e non giustificarsi, ma sostenere, perché se tu veramente sei così come fai vedere, come ti mostri nei video, nelle foto, io ci terrei a dire le mie ragioni, a spiegare il perché mi comporto in certo modo o in un altro modo. Ma ovviamente Chiara Facchetti da tempo ha scelto di indirizzarsi verso un pubblico di bambini barra adolescenti, perché comunque sono molto più semplici da gestire rispetto ad un pubblico più adulto, che sta molto più attento a quello che dici, a quello che fai, sta sempre, insomma, lì pronto magari a criticarti, no?
ma anche a sostenerti comunque con dei validi, magari delle valide argomentazioni. Però lei da tempo ha scelto di orientarsi verso appunto i bambini, quindi praticamente lei passa le giornate semplicemente a rispondere a commenti tipo: mi metti il cuoricino, e sta lì a mettere il cuoricino. Quanto sei bella, quanto sei brava, grazie, grazie, risponde. Oppure se gli chiedono che maglietta indossi, l'ho presa da lì. Che jeans sono, l'ho presi di là. Ecco, questi sono praticamente i messaggi a cui risponde e che sono quelli poi che compaiono sotto a tutti i video e a tutte le foto. Io vi dico un po' gli ultimi messaggi che mi ricordo di avere scritto e che poi mi hanno fatto bloccare. Allora, aveva postato, tipo quest'estate credo, una foto con dei prodotti di Iraq e sosteneva appunto nel messaggio, nel commento, insomma, sotto la foto tutti i benefici di questi prodotti. Allora, se si vanno anche a leggere i commenti sotto a quella foto, non c'è un commento pertinente all'oggetto, a quei prodotti, o che ne so, una domanda su qualche caratteristica di quei prodotti, o un feedback su chi lo ha già utilizzato e magari condivide la propria esperienza. Niente, non c'è un commento inerente agli Iraq, ma tutti i commenti sono: perché non fai questa challenge? Perché ho un'idea per una prossima challenge? Questi video tutti uguali. Oppure c'erano commenti sui capelli, perché non mi ricordo quale fosse il problema, insomma c'erano critiche sui capelli di quella foto o sull'eccessivo fotoritocco di quella foto. Tutti i commenti riguardavano questi argomenti, al che a me è venuto un po' da sorridere e ho scritto una cosa tipo: ah, se io fossi gli Iraq e leggessi i commenti sotto a questa foto, mi renderei conto che il pubblico che segue Chiara non è assolutamente intenzionato, interessato a questi prodotti, ma semplicemente a cose molto più banali che non c'entrano nulla. Quindi se io fossi gli Iraq mi orienterei su un influencer, su una youtuber che ha un pubblico diverso. Avevo scritto una cosa del genere, tant'è che un paio di ragazze avevano anche condiviso questo mio commento proprio taggando gli Iraq stessa, di modo appunto che lo leggesse, perché secondo me, cioè, ha molto più senso che queste aziende si rivolgano e quindi facciano lavorare youtuber o influencer che veramente hanno un pubblico interessato a quei prodotti, perché non ha senso pagare chi in realtà sta lì a fare una semplice foto, ma alla fine, mi sa, di pubblicità all'Iraq quel post gliel'ha fatta veramente poca, perché nessuno era interessato. Poi, che ne so, le ultime due foto che mi ricordo, ha postato adesso, che è stata a Milano, quelle due foto degli eventi a cui ha partecipato, quella con Gaia e l'altra quando è stata appunto a quell'incontro per presentare una nuova linea di prodotti all'OVS. Sotto a quella con Gaia, non so se l'avete vista, ma ci sono tantissimi commenti che si meravigliano dell'eccessivo fotoritocco di quella foto, che in effetti, cioè, è sconvolgente. E anche lì a me è venuto da sorridere e non ho fatto altro che scrivere: per fortuna è solo una foto ritoccata male, perché secondo me lei sarebbe la classica persona che fa un ritocchino ma poi non è mai soddisfatta, ne fa un altro, ne fa un altro, e alla fine davvero si ridurrebbe ad essere così, perché molti la definivano proprio tipo Michael Jackson e in effetti un po' ci somigliava, aveva proprio i lineamenti completamente deformati. Quindi anche lì, io fossi stata in lei, un commentino comunque a questi tipo di messaggi lo avrei lasciato, ma non per giustificarsi, ma magari per dire: sì, forse è vero, un po' esagerato, magari buttarla là con una battuta per sdrammatizzare. Cioè lì veramente ti rendi
una persona più vera che ammette i suoi sbagli, perché cioè non è che siamo tutti perfetti, perfettini, e è inutile voler sembrare sempre perfetti perché in realtà non lo è nessuno. Quindi ammettere ogni tanto anche i propri sbagli con una battutina così ti rende anche più simpatico e più vero. Poi aveva postato un'altra foto di quando è stato appunto a questo evento di questi prodotti e a me lì è venuto da dire. Praticamente si tratta di una brand low cost che è OVS, che paga qualche youtuber, non so se c'era solamente lei, ce n'erano anche altre, quindi praticamente paga una youtuber, quindi si fa comunque una pubblicità molto più a basso prezzo rispetto a una pubblicità tradizionale normale, per pubblicizzare comunque un brand low cost di prodotti make-up, di prodotti beauty, che ha un packaging che è una brutta copia del packaging di prodotti high cost. Ed è la verità, perché se fate caso al packaging di quei prodotti, non fanno altro che scimmiottare Too Faced, Glam Glow, insomma questi prodotti. E cioè, non mi sembra di aver detto nulla di male, perché è un commento forse un po' acidino, ma della realtà. La realtà è questa, quell'evento è stato questo. E quindi mi sono chiesto, quindi ho chiesto poi nel commento: ma davvero essere un influencer o un youtuber significa fare questo tipo di lavoro? Cioè, perché a me dà fastidio questo atteggiamento, che io capisco che ti pagano e devi far sembrare tutto super wow, però in realtà secondo me se ne rende conto anche lei, che non è che la invitano a grandi manifestazioni, grandi eventi, grandi marchie, marchi prestigiosi. Si tratta comunque sempre di cose legate a prodotti comunque low cost, comunque non sono brand famosi in tutto il mondo. Insomma, hanno questo atteggiamento di voler sempre far sembrare tutto così, tutto quello che la riguarda così importante, come se ogni volta dovessi partecipare a chissà cosa, dà a volte un po' fastidio, e quindi mi piace lasciare qualche commentino del genere anche sotto a qualche video, perché anche lì, no? Quando fa tipo i video, compro la cosa più economica su un sito X, compro la cosa più costosa su un altro sito X. Quando leggo tutti quei commenti estasiati delle bambine, ah sei bravissima, ma come ti vengono queste idee, sei sempre originale, mi viene spontaneo, però non ottengo mai risposta perché non sanno che dire, mi viene spontaneo chiedere, ma scusa ma qual è l'originalità di andare a comprare una cosa su un sito e poi farla vedere? Cioè, avrà fatti mille di questi video tutti uguali, cambia solo giustamente il sito. E quindi insomma mi ha bloccata. Diciamo che non è che io ora non ci dormo la notte perché mi ha bloccata, perché ripeto, ho già un altro profilo e la stalkerizzerò con quest'altro, con i miei commenti acidi. Però non lo so, ma davvero è soddisfatta di stare tutto il giorno a rispondere solo ai soliti commenti, a cancellare quindi chiunque altro invece la pensa in un modo un po' diverso, che la stuzzica, e quindi lei passa le giornate praticamente a lasciare i cuoricini, a dire dove ha comprato i vari vestiti, che rossetto indossa, e poco più, non lo so. A me viene da commentare quando vedo queste cose, arrivo ad un punto che devo commentare assolutamente, perché secondo me queste youtuber devono imparare veramente a fare un bagno di umiltà, perché non sono nessuno, è questo secondo me il loro problema, che loro si credono veramente personaggi importanti, personaggi famosi, ma non lo sono, sono persone normali cioè come tutti, non hanno nulla di speciale, se non quello appunto di stare tutto il giorno davanti a una videocamera a registrare dei video e a farsi vedere.
Ma per il resto, insomma, non mi sembrano tutti questi personaggi da prendere, poi soprattutto come esempio di vita o come modello a cui aspirare, ma non lo so. Comunque, questa è stata la mia esperienza con Chiara Facchetti. Lasciatemi sotto qualche commento se anche voi siete stati bloccati, se vi siete trovati con i commenti cancellati, perché sembra essere questo un po' il trend delle youtuber in generale, perché un po' tutte credo che facciano così. E io capisco che quando ti arrivano commenti offensivi, a volte minacciosi, certi tipi, insomma, di commenti, tu faccia bene a cancellarli e a bloccare chi te li manda, assolutamente, anzi lo faremmo tutti, no? Al loro posto, è ovvio, e non ci perderai nemmeno tempo dietro a queste persone. Però se qualcuno ti fa notare che magari i tuoi comportamenti sono a volte un po' eccessivi, che dovresti comunque un po' fermarti a ragionare sui contenuti che proponi, io però lì qualcosa magari ci penserei su un pochino, perché se non te lo dico solo io, ma te lo dicono più persone, magari qualcosa di vero c'è, no? Quindi, niente, questa è stata la mia esperienza. E vabbè, ce ne faremo una ragione. Chiara Facchetti mi ha bloccata e vabbè. Niente. Io vi ricordo che sotto trovate tutti i link per i miei social, anche Instagram, potete anche insultarmi lì, io non vi blocco, e ci vediamo al prossimo video. Se non siete iscritti, iscrivetevi, perché ovviamente mi fa piacere, e al prossimo video, ciao!